Leggiamo insieme un testo del profeta Geremia che è particolarmente noto per una espressione. Vi farò dopo un poco il quadro del contesto in cui ci troviamo e mi limito a leggere soltanto un verso, che è il verso 16 del capitolo 6. Vi ripeto il testo, Geremia, capitolo 6, verso 16, che così recita: a Dio sia la gloria. Così dice l'Eterno: fermatevi sulle vie e guardate, domandate dei sentieri antichi, dove sia la buona strada, e camminate in essa. Così troverete riposo per le anime vostre. Ma essi rispondono: non cammineremo in essa. Mi fermo qui e vorrei concentrare la mia attenzione su questo testo, che è all'inizio, nei primi capitoli, di quello che è il libro del profeta Geremia. Credo che da lettori della scrittura ricordiamo che Geremia, prima di essere chiamato al ministero profetico, era e faceva parte della casta sacerdotale, figlio di sacerdoti, quindi era un giovane coinvolto nel servizio al Tempio di Gerusalemme. E il periodo in cui Geremia vive il suo servizio sacerdotale è un periodo particolare per il regno di Giuda, perché in questo periodo Giuda è oppresso al nord dall'impero babilonese, che preme su Giuda, che conquista Giuda, anche se non la distrugge, lascia un governorato che faccia riferimento all'impero babilonese. Quindi il paese e il popolo di Giuda è sotto l'influenza del potere babilonese, e questo potere arriva ad influenzare anche le attività del Tempio, dove piuttosto che essere concentrati sulla figura di colui che doveva essere adorato nel Tempio, di colui che doveva scendere nel Tempio e quindi manifestare la sua presenza, mi riferisco a Dio, all'Eterno, se preferite ad Adonai, al tetragramma impronunciabile, all'Iddio di Israele, accade che gli stessi sacerdoti, quindi il potere sacerdotale, è ammaliato dall'impero babilonese, dal potere di questo dominio. E pur di non contraddire questo potere, si incoraggia il re ad avere alleanza, ad essere dalla parte dei babilonesi, a far quelli che essi vogliono. E se questo è il quadro al nord, al sud, se voi avete in questo istante davanti ai vostri occhi la situazione geografica, sotto Giuda c'era un altro potere, un altro dominio: l'Egitto. Siamo in un tempo storico in cui il popolo di Giuda, questa parte del regno di Israele diviso già in due, è preso da una parte dall'influenza babilonese e dall'altra parte dall'influenza egiziana. Siamo, come suol dire, tra l'incudine e il martello, e questa situazione è una situazione che si rinnova nella storia, che si rinnova fino ai nostri giorni, dove al di là dei poteri politici la comunità cristiana, il popolo del Signore, è continuamente chiamato a fare i conti con le influenze che sono attorno di essa. E a volte sono al nord, altre volte sono al sud,
altre volte sono ad est, altre volte sono ad ovest, per dirvi che attorno a noi c'è sempre qualcosa o qualcuno che cerca di entrare, di controllare e di dominare anche nelle faccende che riguardano il Signore. E ciascuno di noi è chiamato alla custodia del proprio territorio spirituale, perché secondo la legge mosaica noi abbiamo creduto e confessiamo di non avere altro Dio se non l'Eterno, di adorare soltanto Lui, di non prostrarci davanti ad altri e di aver promesso esclusivamente a Lui la nostra fedeltà. Però quando ci sono bisogni, quando ci sono esigenze, quando ci sono infermità, quando c'è disoccupazione, quando i problemi sociali cominciano ad aggredire la nostra vita spirituale, anche i più forti sono tentati di cadere nel compromesso, sono tentati di smarrire la via della propria vocazione e di cominciare a frequentare compagnie, amicizie in cambio di un favore, in cambio di una soluzione umana. C'è il partito di turno, c'è il governante di turno, c'è l'amico di turno. Ma ricordiamoci che la Scrittura ci dice che solo il Signore non cambia mai. Amen. Che la nostra fiducia sia soltanto nel Signore. E che c'entra questo testo? Questo testo c'entra perché in una situazione complessa, dove a volte noi immaginiamo che il Signore, quando ci vede deviare dai suoi statuti, dalle sue vie, dai suoi comandamenti, è lì pronte come il Giove greco che apre le nuvolette e comincia a lanciare dardi infuocati, che comincia a colpirci con le sue saette, con le sue vendette, con i suoi mali, perché li meritiamo. La figura del profeta Geremia invece ci dice che questo Dio è talmente innamorato del suo popolo che non vuole vendetta, che non vuole castighi, ma si adopera affinché essi possano tornare a quello che altrove si chiama il primo zelo, il primo amore, che si possano concentrare esclusivamente su di Lui. Allora ecco il perché della scelta di questo testo, che si trova all'interno di un discorso, di un annuncio profetico in cui si fa riferimento all'imminente distruzione di Gerusalemme, ma non perché Dio voglia distruggere Gerusalemme, non perché sarà Dio a distruggere Gerusalemme, ma perché l'incapacità dell'essere umano, dei governanti di Giuda, a mettersi da una sola parte, a scegliere. La storia ci narra che i governanti di Giuda cercheranno di fare il doppio gioco, di tendere a secondo di dove tirava il vento, una volta dalla parte dell'Egitto, un'altra volta dalla parte di Babilonia. Ma quando l'imperatore babilonese comprende il gioco che giocavano i giudei, dice: voi a me non mi prendete in giro, adesso vengo e distruggo ogni cosa. Per cui la distruzione di Gerusalemme non è il castigo di Dio, è la conseguenza di una scellerata condotta da parte del governo di Giuda che causa la reazione dei babilonesi nei loro confronti. Dio ama il suo popolo, Dio ci ama al punto tale di non averci lasciato a noi stessi, Dio ci ama al punto tale di aver mandato nel corso dei secoli profeti, uomini, donne, fino a mandare il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca. La Scrittura ci dice che Dio vuole il nostro bene. E questo appello, questo grido, questa esortazione che leva il profeta Geremia va in questa direzione. Fermatevi sulle vie e guardate. Domandate dei sentieri antichi,
Domandate dove sta la buona strada. Camminate in essa, così troverete riposo per le anime vostre. Il profeta sta dicendo: voi non avete riposo alle anime vostre. Vi sembra che quello che si sta facendo sia la cosa più giusta, sia la cosa migliore, ma in pratica qui nessuno riposa, nessuno sta tranquillo, perché se si scatenano le guerre, se viene meno la quiete attraverso una tempesta, che sia sentimentale, che sia emotiva, quindi amorosa, che sia spirituale o che sia addirittura sociale o politica, fatto sta che Dio non vuole questo per nessuno di noi. Uscite, fermatevi sulle vie. Quali vie? Ciascuno di noi ha le sue strade. Ciascuno di noi percorre determinati sentieri. C'è la strada che facciamo per andare al lavoro, c'è la strada che facciamo per accompagnare i nostri figli a scuola, c'è la strada che facciamo per ritornare a casa, c'è la strada che facciamo per incontrare il nostro coniuge, c'è la strada che percorriamo per andare in chiesa. Sono tante le strade che noi percorriamo nell'arco della stessa giornata. E non tutte le strade che facciamo conducono allo stesso posto. Ci sono strade che percorriamo che sono le strade che Dio ha posto davanti a noi, ma ci sono altrettante strade che noi percorriamo sperando che Dio non ci veda, non ci guardi. Ci sono altre strade che facciamo con la speranza che nessuno ci veda, perché non sono le vie della giustizia, ma sono strade di impietà e di iniquità. Domandate dove sta la strada buona, domandate dei sentieri antichi. Io desidero titolare questo messaggio Antichi Sentieri, per fare un po' di concorrenza a chi si è appropriato di questo termine, ne ha fatto un proprio spauracchio. Ci sono siti internet che hanno questo nome, ci sono movimenti che si professano dei sentieri antichi, in diverse realtà si parla di sentieri antichi. E io mi sto chiedendo: ma perché antichi? Quando si parla di qualcosa di antico, quando si guarda a qualcosa di antico, quando questo qualcosa lo si è smarrito, non lo si ha più, e si cerca qualcosa del passato. Ma se questo sentiero non è mai stato smarrito, non è nuovo e allo stesso tempo non è vecchio, perché siamo sempre sulla stessa strada, allora io lo definisco antico se a un certo punto mi volto indietro e dico: ho sbagliato strada, devo tornare alla via vecchia, a quella antica, quella su cui camminavo un tempo. E allora, se diamo questa prospettiva, il sentiero antico, o al plurale, i sentieri antichi proposti da Geremia, quali potevano essere secondo voi? Geremia è un sacerdote, si rivolge innanzitutto a quelli del Tempio. Si rivolge a un popolo che ha il Tempio di Gerusalemme. Tornare ai sentieri antichi potrebbe essere, come prima ipotesi, tornare alla Torah, alla legge che era stata dimenticata, che era stata messa da parte, perché nel Tempio tutto si faceva fuorché onorare il nome dell'Eterno. Quindi tornare all'insegnamento dei padri o all'insegnamento tradizionale, alla dottrina del popolo di Israele. Ma può essere anche un'altra cosa, non legato alla legge esclusivamente, alla dottrina, ma un ritorno alla fede, quindi a riscoprire la propria relazione con Dio. E siccome si parla di sacerdoti ed è la voce di un profeta che grida, potrebbe addirittura essere l'invito a tornare ad una teologia seria. Non chiacchiere inutili,
non spauracchi da sbandierare su di un pulpito, non alle mode dottrinali, ma ad una teologia, alle cose concernenti Dio serie, concrete, che realmente hanno efficacia nella nostra vita, che realmente hanno riscontro nel nostro praticare la fede, o addirittura un ritorno a tutte quelle cose che oggi sono state compromesse, sono state modificate, sono state alleggerite, a tutte quelle cose che un tempo erano la nostra bandiera spirituale e che oggi invece si dice vabbè, non fa niente, questo che lo facciamo a fare più, non ci serve più, e questo non fa niente, e quest'altro non fa niente, e quest'altro non fa niente, si tirando i conti c'è tanto niente messo assieme, stiamo facendo più niente che cose che innalzano e glorificano il nome del Signore. E quando si comincia ad accogliere tutto ciò che non fa niente, perdiamo la nostra identità di popolo del Signore, perdiamo la nostra identità di figli di Dio chiamati ad essere testimoni di chi? Di chi siamo testimoni? Testimoni di Geova. Siamo testimoni di Geova, no? Testimoni di Yahweh, testimoni di Cristo, testimoni dell'Evangelo, testimoni della speranza che il Signore ha donato a ciascuno di noi. Quindi gli antichi sentieri non sono qualcosa che appartengono a qualcuno, non è qualcosa che altri hanno smarrito. Stiamo parlando di quella che è la via. E noi nel Nuovo Testamento abbiamo ascoltato dalla voce di qualcuno che per dir qualcosa di nuovo ma di antico, per essere venuto a rompere il silenzio religioso, per essere venuto a denunciare l'ipocrisia della religione del suo tempo, ha pagato a caro prezzo, perché tutte le volte che si dice la verità e si dice qualcosa per il bene di qualcuno, sapete che cosa succede? Ti tirano le pietre. E a questo qualcuno che si chiamava Gesù, un giorno hanno tentato di lanciarlo giù dal precipizio della città, ma non essendoci riusciti, qualcuno a cui lui dava fastidio ha organizzato che era meglio se moriva. Quando si proclama la verità di Dio, quando si annuncia l'Evangelo, non aspettate mai di raccogliere applausi, non aspettate mai di trovare tappeti rossi, ma preparatevi invece a cadere in una botola, come un gioco che va molto di moda di ultimamente. E Geremia è caduto dentro una botola. Geremia è stato buttato dentro una cisterna che fungeva da prigione, perché quello che lui annunciava era totalmente opposto a quello che i sacerdoti e i profeti riferivano al re del momento. La parola di Geremia era totalmente il contrario. E quando si è una voce fuori dal coro, facilmente si è additati come quelli che non hanno capito niente, come quelli che hanno perso la testa, come quelli che hanno smarrito la strada. Ma poi la storia dimostrerà che tra quelli che parlavano nel nome del Signore, solo Geremia era sui sentieri antichi. Solo Geremia aveva un cuore secondo Dio che ardeva per amore di quel popolo. Siamo facilmente ammaliati dal potere,
che a volte siamo più propensi a fare i rappresentanti sindacali, i rappresentanti di lista, o gli uomini e le donne coinvolte nelle battaglie politiche, che difendere la nostra fede, che difendere ciò che dura per l'eternità. Si possono avere colori politici, si possono avere idee politiche, si può simpatizzare per qualcuno, ma se io predico l'Evangelo non posso fare propaganda politica. Se io sono un servo del Signore, il mio parlare deve essere rivolto a tutti, non solo a quelli che la pensano come me. Perché se parlo solo a quelli che la pensano come me, sto disprezzando e facendo discriminazione nei confronti di chi ha un'opinione diversa dalla mia. L'Evangelo non ha colore politico, non ha stelle di nessuna dimensione, non fa pubblicità per l'uno, pubblicità per l'altro. L'Evangelo è la strada che mena al cielo. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Allora il monito, la parola di Geremia va a rompere il connubio con il potere politico, va a rompere anche quelli che erano gli interessi economici. Se vogliamo essere servi del Signore, se vogliamo camminare lungo le vie del Signore, non ci devono essere interessi economici. Non possiamo servire Cristo perché raccogliamo da mangiare, perché abbiamo chi ci dà da vestire, perché abbiamo chi provvede a noi. Se predichiamo l'Evangelo è perché Cristo ha comprato la nostra vita, è perché il suo amore ci ha conquistati, è perché il suo amore ci costringe, e se lo facciamo è perché non aspettiamo nulla in cambio da qualcuno, ma gratuitamente abbiamo ricevuto e gratuitamente doniamo. Mai interessi, mai potere, mai autorità umana. Qual è la strada buona? Quante volte nel percorrere una strada e siamo con qualcuno e l'altro conosce altra strada, ci è stato suggerito: no, non andare di qua, andiamo da quest'altra parte. E tutte le persone più anziane di noi, ma anche noi che cominciamo ad essere anziani, ricordiamo il detto popolare, che voi mi potete ricordare in questo momento: mai cambiare la via vecchia per la nuova. Non perché la nuova non sia buona, ma perché noi la vecchia la conosciamo, sappiamo che cosa abbiamo incontrato, sappiamo da dove veniamo e sappiamo dove questa strada ci porterà. E in termini di Evangelo Gesù ha parlato di vino vecchio e ha parlato di vino nuovo. Ha detto che i due non si possono mischiare, ma vanno conservati entrambi, perché c'è a chi piace il vino nuovo, ma c'è a chi piace il vino vecchio. Quello che la Chiesa non deve fare è miscelarli. I miscugli, o quelli che qualcuno chiama gli inguacchi, non sono mai buoni. L'identità spirituale va tutelata, va difesa. E quando io penso alla strada, anche qui c'è qualcuno che si è appropriato di termini: la buona strada, la buona via, ci sono siti, ci sono pubblicazioni. Io so solo una cosa, che la via è soltanto Gesù. Solo Lui ha potuto dire: io sono la via. E davanti a quella dichiarazione noi un giorno abbiamo scelto di camminare in quella via. E la via di Gesù è la via che mena al cielo. Ma altrove Egli ha detto: stretta. Stretta, stretta è la porta, angusta è la via. Non è vero che la via dell'Evangelo è stretta,
siamo in tanti a camminarci sopra, e quindi deve essere abbastanza larga da accoglierci tutti quanti. È stretta la porta per entrare su questa strada, è stretta la porta perché chiede che ci umiliamo, che riconosciamo che siamo incapaci di poterlo fare con le nostre capacità umane. È stretta la porta perché per entrare sulla via dell'Evangelo bisogna spogliarsi di tutti gli interessi che non fanno parte dell'annuncio di Cristo. Ma poi, una volta entrati, questa strada è angusta. Vuol dire che camminare in questa strada è faticoso, richiede una certa attenzione. E siccome è faticoso, e Dio lo sa che è faticoso, Dio ci conosce meglio di noi stessi, Dio sa quanto è faticoso per noi fare la sua volontà. Ecco il perché di questa parola. Fermati, fermati sulla via che stai percorrendo. Guarda. Quello che spesso manca nel nostro vivere il cristianesimo è la sosta. Nelle gare automobilistiche è il pit stop, è quel momento in cui ci si ferma ai box e si controlla la nostra situazione generale. Geremia dice a questo popolo: fermatevi. Non si può valutare quello che stiamo facendo se non ci fermiamo e ci guardiamo attorno. Se non guardiamo cosa stiamo lasciando dietro di noi, se non prendiamo e mettiamo a fuoco quello che è davanti a noi, fermatevi, guardate. E quando hai guardato, quando hai considerato e ti sei accorto che forse il cammino che stai facendo non era quello che avevi previsto, non era quello che avevi sognato, o addirittura stai prendendo consapevolezza che il cammino che stai percorrendo non è quello che Dio vuole per la tua vita, domandate. Domandare. Voi siete saggi, sapienti più di me, e vi ricordate un altro detto di sapienza popolare che dice: chi domanda? Chi domanda non fa errori. Preferiamo fidarci del nostro navigatore, preferiamo fidarci del nostro motore di ricerca attraverso una connessione internet, preferiamo fidarci della nostra memoria per non far la figura di quello che non sa, che si ferma e chiede consiglio a qualcuno. E allora chi è contrario ai consigli dice: vabbè, come fai a sapere che la persona a cui chiedi può aiutarti e può consigliarti? E qui parliamo di cose spirituali. Quando Geremia dice al popolo: domandate dei sentieri antichi, domandate qual è la strada buona, il credente, il cristiano, di chi dovrebbe aver fiducia? Dei servitori, del ministero, che dovrebbero essere il primo punto di riferimento quando c'è un'incertezza, quando c'è un dubbio. Non esitare a domandare. E a volte io amorevolmente rimprovero qualcuno che dice: c'ho una domanda sciocca, ho una domanda stupida. Non ci sono domande sciocche, ci sono domande che meritano una risposta, e tutte le domande devono ricevere risposta. Il ministero, coloro che sono preposti alla cura e alla conduzione, non devono evadere le domande che si levano dal popolo, non devono fuggire davanti alle domande di qualsiasi credente, perché chi ha la cura deve dare risposte, deve dare indicazioni, deve dare consigli. E quando non si ha la risposta per quella domanda, anche il servitore si ferma e va a domandare, a chiedere consiglio ad altri.
E questo passaggio ha un unico interesse: che nessuno smarrisca la via. E una volta che qualcuno ci ha indicato la strada, cosa facciamo? Diciamo, va bene, quella è la strada, io vado dall'altra parte. Questa è la risposta, non mi piace, vado a domandare a qualcun altro. Fino a quando non trovo la risposta a me più compiacente. Geremia dice al popolo: una volta che vi è stata indicata la strada buona, camminate in essa. Non lasciarti condizionare da niente e da nessuno. Se sei consapevole, se sei certo che la strada che stai percorrendo è la strada che il Signore ha posto davanti a te, cammina. Non fermarti. Ma come, fratello, poc'anzi ha detto che mi devo fermare. Sì, ogni tanto ti devi fermare per valutare il tuo andamento, ma non devi perdere quello che è il tuo obiettivo: portare a termine il palio dell'eterna vocazione. Che nessuno possa arrivare un giorno e dire: ho camminato invano, ho corso inutilmente, ho fatto una fatica inutile, perché mi sto accorgendo che sono andato dalla parte sbagliata. Se qualcuno di voi quest'oggi ha nella sua testa questo pensiero, che probabilmente è sulla strada sbagliata, io non ti posso convincere con le mie parole, ma prego il Signore di aprire il tuo cuore, di aprire la tua mente e di mettere dentro nel tuo spirito la consapevolezza che se stai camminando dietro al Signore Gesù, se non stai seguendo un uomo, se non stai seguendo la moda di una chiesa, se non stai seguendo l'amicizia di qualcuno che ti ha condotto in questo luogo, ma stai camminando dietro al Signore, stai sereno, stai tranquillo, perché questa strada conduce al cielo. Come faccio a sapere? Qui subentra la fede, qui subentra quello che è dentro di noi, qui subentra il riposo dell'anima. L'anima mia sicura sta in mano di Cristo. Questa sicurezza mi viene da quello che avverto dentro di me, dalla serenità, dalla tranquillità. Seppur faticosa, seppur angusto, so che questa strada mi porterà ad incontrare il Signore. Per concludere, non aver paura di incontrare lungo questa strada quelli che la percorrono in senso opposto. Mentre tu sali, qualcuno scende. Mentre noi andiamo, qualcuno torna indietro. E nell'incrociarti ti dice: ma dove vai? Ma chi te lo fa fare? Vieni dietro a me. Torniamo alle cose di un tempo. Torniamo ai divertimenti che abbiamo abbandonato. Torniamo a quelle cose che davano senso alla nostra vita. Qui sembra tutto buio, tutto triste, tutto angusto. Ma è realmente così la vita cristiana? A me non mi risulta che sia triste, a me non mi risulta che sia buio, anzi, è un cammino nella luce di Dio, è un cammino nella gioia del Signore, è un cammino nella forza del Signore. Non mancano le difficoltà, ma Egli è al nostro fianco, Egli è colui che nel momento in cui veniamo meno ci rialza e ci dice: non mollare, non demordere, continua, io sono qui al tuo fianco. Quelli che invece hanno deciso di tornare indietro sono quelli che si sono lasciati ammaliare da altre situazioni, sono quelli che da messaggeri di luce e dell'Evangelo sono diventati dei lupi travestiti da pecore, sono diventati messaggeri delle tenebre vestiti da angeli di luce. Come si fa a sapere dove
devo mettere i piedi. Io ho solo questa indicazione: legate la vostra fede alla parola di Dio. Leggete, studiate, meditate, ascoltate, affidate l'anima vostra alla voce che si leva dalle scritture, perché nel buio e nel momento più difficile della nostra vita una parola verrà a squarciare il silenzio della nostra esistenza, una luce verrà ad illuminare il buio delle nostre giornate, perché Dio ci ama. Questo non venga mai meno dal tuo cuore e dalla tua mente: Dio ti ama. Dio non vuole la tua sofferenza, Dio non vuole i tuoi dolori, Dio non è un masochista, non è uno che si diverte a vedere la sofferenza dell'altro. Dio ci ha tanto amato che ha donato Gesù per noi. E se egli, scrive l'apostolo Paolo, ci ha dato il suo unigenito figlio, non ci darà con lui tutte le altre glorie, tutte le altre cose che gli ha promesso è in serbo per noi? Non lasciate gli antichi sentieri. Ai più giovani, se questo sentiero è ancora giovane e quindi di antichità non riuscite ancora a parlare, fidatevi di chi sta camminando con voi. Lasciatevi condurre da chi ha fatto più strada di voi. E se siete nella difficoltà, se avete qualche dubbio, domandate, confrontatevi, lasciatevi consigliare, lasciatevi guidare, lasciatevi condurre, perché tutti assieme il nostro desiderio è un giorno di essere nel regno dei cieli. Chi prima, chi dopo, la nostra speranza è di ritrovarci assieme nel posto dove non ci serviranno più le strade, in quella che l'Apocalisse chiama la grande piazza della città celeste, dove ci ritroveremo davanti al Re, al Figlio di Dio, all'Agnello, all'Alfa e l'Omega, colui che è la nostra strada e colui al quale vogliamo non solo dare la lode e la gloria, ma impegnarci a donare la nostra obbedienza, la nostra fedeltà. Dio vi benedica.